e questo colpo saluta l'arrivo del duca e della duchessa. Francesco Arca e Alessandra Piscopo, la nostra Miss Molise, bellissima. E cantiere aperto anche per lo scarcio, come vanno i lavori? Bene, bene. Come si prepara? Come si prepara? Con farina, lievito e acqua. E pasta di pane, giusto? Pasta di pane, sì. Ha detto tutto. Farina, acqua, sale, lievito. La caratteristica però è quella che viene schiacciata, giusto? Non è la classica scarpella, no? No, e viene schiacciata e cotta all'olio, olio di semi, leggero. Sì. E poi viene condita col sale o con lo zucchero? Lo zucchero o il sale. Quale va di più? Lo zucchero sempre, sì. Questo è il reparto, no, della cottura, della frittura, quanto sì. Tempo corre? Corre 10 minuti, 10-15 minuti, non è mica tanto per cottura. Deve essere croccante, fragrante. Sì, croccante, vedi. Poi non è semplice qui stare in una temperatura abbastanza alta. Qui sei alto davvero. È tutto con grande passione e disponibilità. Grazie, sì. Vediamo che arrivano i vari impasti. Arrivano. E allora buon lavoro. Grazie. E ci vuole proprio una catena di montaggio. Ci vuole parecchie persone e tutto quanto. Quante friggitrici? Contiamole. E ne sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 friggitrici siamo. Bastano? Ma le friggitrici bastano, però è la gente che sente che va un pochettino, ci vuole più tempo, capito? Allora buon lavoro. Grazie. Questo è l'unico che porta una cinquantina di persone a lavorare, e tra i ricambi e tutti quanti. Impegnativo? Sì, è un divertimento anche questo. Siete in tanti, bello. Organizzati? Sì, organizzati, molto bella, bella festa, bellissima, sì. Come procede? Benissimo, grazie. Bene, bene, ci stiamo divertendo. Bisogna schiacciarla per bene, vero? Sì, soprattutto con il palmo della mano, che va allargata bene la cosa. Io mo so diversi anni che lo faccio, mi piace insomma. È divertente essere utili per qualcuno. Voi da dove tornate, vero? Da Roma, mi sa? Sì, da Roma, ma io lo faccio anche a Roma sto lavoro, eh. Vado anche nelle feste, sì, vado anche a Roma nelle parrocchie, vado sempre a fare qualcosa. Apprezzato? Sì, è bellissimo, perché ritorni stanca però con tanta, come si dice, soddisfazione anche di aver condiviso qualcosa nel sociale. È bellissimo. Io siccome sono andata in pensione e devo mettere a frutto sta pensione. Cioè me lo dà da fa. Perché... Complimenti. Grazie. Allora, quale va di più, dolce o salata? Ma io credo che stia andando più quella salata, forse. Condivide? Condivido. Quella salata è l'eccezione. Voi quale preferite? Salata. Salata anche per me. C'è tanta richiesta, vediamo, si sta affollando anche per l'attesa. Molta richiesta, ma siamo tutte abbastanza scaltre e impegnate con tutta la forza possibile per far riuscire al meglio la serata. La collaborazione è la cosa principale, sicuramente. Ecco. Occorre tanto, come si dice, olio di gomito. Sì, coraggio, sorriso, battute, allegria, e fa passare la stanchezza, fa passare tante cose. Questo è un gioco per noi, siamo orgogliosissime di essere di questo paese, Bagnol del Trigno, perla del Molise, e dobbiamo andare avanti sempre di più. Si trotta, eh? Perché si trotta tanto, olio di gomito, però... La bellezza è che abbiamo cominciato per scherzo e ora ho girato tante di quelle sacre, ma quella come questa non l'ho vista mai.
E poi il divertimento è stare insieme, volerci bene e rincontrarci tutti gli anni a fare. Questo è un gioco, ci stiamo divertendo un mondo. Non ci fa fatica, non ci fa niente, ci fa solo sapere che Bagnoli è grande e deve ingrandire ancora di più questa festa. Anche a sudor di sangue, ma io, 83 anni, sto qui a fare questa cosa così bella per dare coraggio alle ragazze, queste belle ragazze. Guarda che belle ragazze che ho vicino a me, io sto qui per loro. Complimenti. Grazie amore, grazie. Grazie, grazie a voi e ora lavoriamo con amore e voi seguiamo altrettanto. Certo, grazie. Da dove arrivate? Noi veniamo da Verona. Sì, anch'io, sì, sono fratelli. Siamo fratelli. E noi andiamo da Verona. Lui è mio figlio. Ma legati a Bagnoli da un rapporto di parentela oppure siete proprio visitatori per questa manifestazione? No, siamo visitatori di questa manifestazione. Già siamo stati 2 anni fa, ci è piaciuto molto e siamo venuti a vedere di nuovo l'incendio. Cosa vi colpisce di più di questo evento? Beh, la tradizione, anche tutti quanti i sapori tipici e dopo il vedere tanta gente riunita e anche il posto. Perché è caratteristico. Come ti chiami? Gabriele. Allora Gabriele, hai provato la scaccia, questa bella frittella grande grande? Adesso digli, sta arrivando, vero? Sta arrivando. Come la prendi, dolce o salata? Dolce. E voi invece? Anch'io dolce. Io salata. Allora buon divertimento e buona serata. Grazie. Grazie mille. Dove arriva? Da Napoli. Prima volta a Frammenti d'Antico. La seconda. Cosa l'ha spinta a tornare? Il volo della fata, l'incendio del castello e poi le persone simpatiche che stanno qua e i vari costumi, un po' tutto. Provato la scarcia? Sì, l'anno scorso sì, salata, col sale sì. Stanno dolce? No, sempre salata. Allora buon divertimento e buon appetito. Buone cose a voi, siete molto molto simpatici. Signora, lei ha cambiato parecchi ducati? Sì, perché il cibo è molto buono, cose molto particolari, sono anni che vengo, quindi una bella festa. Cosa ha scelto di degustare? Allora, lo squarcio e poi sicuramente la pasta, qualcosa, cioè col sugo, non so se fanno col cinghiale. Ci sono le pappardelle, sì. Non lo so, le pappardelle, di solito quelle là prendo perché mi piacciono. Cosa le piace di più di questa manifestazione? Oddio, la sfilata che purtroppo sono arrivata tardi e quest'anno non l'ho vista, però in compenso anche i fuochi d'artificio molto belli, tutto molto particolare. Arriva da? Io da Salcito però vivo a Pomezia, provincia di Roma.